Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Non ho la mia classica casacca arancione perché fa un caldo da beduini, ma credimi che sono proprio io. Bene, in questo è il mio primo video estivo di aggiornamento sul mondo criptovalute e Bitcoin per la settimana appena conclusasi. Faremo una rapida panoramica su quelli che sono stati gli avvenimenti più importanti del mondo criptovalutario per la settimana appena conclusasi. Poi faremo qualche ragionamento anche sull'andamento dei prezzi. Bene, partiamo proprio dall'andamento dei prezzi di questa settimana, quindi di fatto il mondo criptovalutario sta continuando a salire con un ritmo davvero molto sostenuto. Solo nelle ultime 24 ore il nostro Bitcoin ha fatto un più 3%, mentre le altre criptovalute tendono un pochino a crescere più rapidamente e in questo momento stanno lateralizzando. Che cosa significa questo? Che il mercato in questo momento è arrivato a circa 326 miliardi di dollari di capitalizzazione, quindi come vediamo da questa curva di entrata verso di capitali verso Bitcoin, ci sono un sacco di soldi che si stanno spostando dal mercato tradizionale verso le criptovalute. C'è di nuovo una curva che ci dimostra che c'è di nuovo interesse in questo mercato. Questa è la capitalizzazione la capitalizzazione totale, mentre invece se andiamo ad osservare la capitalizzazione delle sole altcoin, escludendo Bitcoin, notiamo che la curva è un pochino meno tesa, è un pochino meno ripida. Questo che cosa significa? Che le altcoin in questo momento stanno crescendo ad un ritmo sicuramente più lento rispetto a quello di Bitcoin. Questo lo si vede anche nella dominance di Bitcoin, quindi nella percentuale di capitalizzazione di Bitcoin rispetto a tutte le altre criptovalute. Abbiamo appunto raggiunto giusto oggi, abbiamo sfiorato il 60%. 60% che non è troppo lontano dai livelli che avevamo visto, se non sbaglio, sul finire del 2017. Vediamo se riesco a spostarmi. Ecco qua. Esatto, il 4 dicembre 2017 eravamo attorno al 60%, proprio come lo siamo in questo momento. E subito dopo è successo che c'è stato il tracollo di Bitcoin perché i capitali si sono spostati verso tutte le altre criptovalute alternative e da lì è scoppiato, siamo andati parabolici ed è poi scoppiata tutta la bolla. E infatti, dopodiché, i capitali sono rientrati in Bitcoin, che è considerato un asset meno rischioso rispetto a tutte le altre criptovalute alternative. Che cosa potrebbe succedere? Beh, sicuramente potrebbe succedere la stessa cosa, ovvero nei prossimi giorni potremo ad assistere ad un'uscita di capitali da Bitcoin verso le criptovalute alternative. Affinché questo possa succedere, però, è necessario che il prezzo di tutto il mercato continui a salire, trascinato proprio da Bitcoin stesso. Questo sarebbe possibile perché significherebbe che le criptovalute alternative stanno crescendo più velocemente di Bitcoin. Staremo a vedere se nei prossimi giorni verrà appunto, ci sarà stato un tracollo, c'era un tracollo simile a questo, oppure se Bitcoin continuerà a salire. Se però dovessi scommettere, sarei pronto a puntare più sulle altcoin che su Bitcoin in questo momento. Ecco qua, Bitcoin abbiamo detto ha sfiorato gli 11.000, è arrivato anche a quota 11.300 nelle scorse ore e poi c'è stato un rapido ritorno di prezzo a quota di 10.920. Tra l'altro quota 10.000 è stata sfondata in modo molto più semplice di quanti molti analisti ci aspettavano. Bene, veniamo rapidamente invece alle news. La news della settimana, la più importante, è sicuramente quella che ho approfondito in un paio di video su turbolab.it dell'uscita di Libra di Facebook, la cripto valuta che è stata contestatissima perché ha tutti gli aspetti di una criptovaluta, ma in realtà gli manca la decentralizzazione e non è permissionless, quindi di fatto è una criptovaluta, come dicevo nel mio video, dal punto di vista tecnologico, ma non dal punto di vista filosofico. Se vi interessa saperne di più, trovate il link all'articolo di turbolab.it. Per quanto riguarda le altre notizie, c'è questo interessante report di Kaspersky che ha rilasciato due dati molto interessanti. Il 29% delle persone intervistate hanno detto di aver sentito parlare di criptovalute, ma solamente una persona su 10, quindi il 10% circa, ha dichiarato di capire veramente come funzionano. Questo è un altro segnale che il mercato è veramente agli inizi. Sempre da questo link di Kaspersky ho trovato questo articolo di Business Insider nella quale si parla, sono elencate 13 celebrità, 13 superstar che hanno investito in criptovalute e dintorni. Ci sono nomi che tutti noi conosciamo da parte del cinema, c'è Bill Gates, c'è anche Mike Tyson, c'è il cantante Pitbull, Lionel Messi, il giocatore di calcio che appunto aveva fatto da sponsor a Serene Labs, una criptovaluta che era diventata parecchio popolare nel 2017 con la propria idea di lanciare uno smartphone dedicato al mondo criptovalutario. Se continuiamo a scorrere ci sono Mel B, quindi una ex Spice Girl, i Lottatori in tutte le salse, Madonna e Johnny Depp, che anche lui aveva prestato il proprio volto al progetto Tutta.
Tatatu, che io non avevo mai sentito, ma è di fatto una startup cripto, leggo da questo articolo. Bene, per quanto riguarda altre notizie interessanti, Malta ha confermato che inizieranno a registrare tutte le proprietà, gli affitti di proprietà direttamente sulla blockchain. Ovviamente è una bella mossa da parte di Malta, che è l'isola della blockchain per eccellenza, che sta cercando di attirare tantissime startup proprio di questo settore, quindi di fatto è anche un incentivo. Loro dicono: venite da noi e utilizziamo noi stessi la blockchain per dimostrarvi anche quanto sia probabilmente affidabile. Quindi sono l'isola della blockchain non solo per attirare nuove startup, ma utilizzano anche in prima persona, lo Stato utilizza in prima persona questo strumento. Altre notizie importanti per quanto riguarda Ethereum: è stata lanciata l'annuncio alla data di lancio di Ethereum 2.0 e sarà appunto il 3 gennaio del prossimo anno, 3 gennaio 2020. È importantissimo Ethereum 2.0 per una serie di motivi. Innanzitutto si passerà dal proof of work, quindi dal mining attuale, al proof of stake, nel quale chi conserverà gli Ethereum potrà generare nuovi Ethereum, perché cambierà l'algoritmo di raggiungimento del consenso. Quindi non sarà più necessario consumare tantissima corrente e avere a disposizione gli ASIC, quindi dispositivi dedicati per fare mining, ma sarà sufficiente possedere e tenere, conservare i propri Ethereum, i propri ETH, per contribuire al raggiungimento del consenso. Ethereum, tra l'altro, che sta andando molto bene, ho trovato questa notizia, di fatto è cresciuto del 13% nel corso della settimana, quindi notizie positive sicuramente. La data di lancio annunciata di questo Ethereum 2.0 è molto importante, anche perché, ecco qua, dicevo, Ethereum è stato adottato anche da Cloudflare, non trovavo più l'articolo, che ha di fatto annunciato che stanno lanciando un proprio Ethereum Gateway, quindi uno strumento per interagire tramite la blockchain di Ethereum senza bisogno di installare tutto il software. Quindi Cloudflare, come sappiamo, è un gigante di internet, si adotta e si offre questo servizio. È sicuramente una notizia molto positiva per la diffusione di Ethereum e dei servizi su blockchain. Torniamo rapidamente al prezzo di Ethereum, che in questo mese, in questo momento, ci confermano che è al massimo da 10 mesi a questa parte, perché chiaramente ha seguito il trend positivo di Bitcoin. Altre criptovalute interessanti: Icon, ad esempio, ha introdotto finalmente, ha parlato dell'introduzione dello staking, ovvero l'algoritmo che servirà per raggiungere il consenso e validare le transazioni sulla rete, appunto, di Icon. Per il momento hanno aggiornato la roadmap, hanno fornito un paio di informazioni e hanno rilasciato questo interessante calcolatore nel quale possiamo scrivere quanti ICX, quindi quante monete della criptovaluta Icon possediamo, e ci verrà detto quante possiamo pensare di averne in ritorno come guadagno, come interesse annuale in cambio della nostra attività di staking per il raggiungimento del consenso. È uscito anche un'informazione molto importante, ovvero si tratterà di un delegated proof of contribution. Che cosa significa? Di fatto è un modello che sarà molto simile a quello del già citato ARC, ovvero potremmo votare il nostro delegato, tanto per farla in modo molto rapida, ovvero fornire a lui la possibilità di fare staking al posto nostro e quindi validare le transazioni, quindi raggiungere il consenso senza bisogno di tenere acceso il PC. Per tutte le informazioni sul delegated proof of stake oppure proof of contribution, come in questo caso, vi rimando all'articolo di ARK, perché il modello è molto simile. Per quanto riguarda le criptovalute che hanno avuto la migliore performance nel corso di questa settimana, questo articolo di Cointelegraph cita sicuramente NIO su USD, ha avuto una impennata davvero molto importante. Anche Monero, rispetto a al dollaro, è andato molto bene, sta crescendo bene. Ovviamente Bitcoin, che è una delle criptovalute che, come abbiamo visto, sta crescendo più rapidamente, e naturalmente anche Binance Coin, che probabilmente si è ripresa anche dallo spavento dovuto al fatto che stanno per uscire dal mercato USA, come abbiamo detto la settimana scorsa, è ricominciato a crescere. E naturalmente, come dicevamo, Ethereum, con il suo 13% e passa, ha avuto una performance molto importante in questa settimana. Di nuovo Bitcoin, dicevamo, ha raggiunto gli 11.300 dollari, che è un nuovo massimo relativo per il 2019, quindi sicuramente un buon risultato. Ecco qua, ovviamente tutti parlano di questa performance della Madonna di Bitcoin, che, come dicevamo, appunto è cresciuto moltissimo di valore.
C'è anche questa analisi. Io ovviamente quando ci sono delle previsioni di prezzo le prendo sempre un pochino con le pinze, però di fatto questo Trace Meyer, che sembra essere uno che sa esattamente di cosa parla, dice che Bitcoin non raggiungerà i 40.000 dollari entro il 2019. Per fortuna ce l'ha detto lui, francamente mi sarebbe sembrato un po' esagerato che raggiungessimo i 40.000 dollari, però ovviamente non si può mai dire. In realtà adesso dice questo Trace Meyer che invece ci si può aspettare un Bitcoin a 21.000 dollari entro la fine dell'anno. Ovviamente raggiungere 21.000 dollari significherebbe spazzare via la resistenza, che sarà sicuramente molto forte, che si trova a quota più o meno 19-20 mila dollari, sia perché a 20 mila dollari c'è una resistenza psicologica dovuta al fatto che è un numero esatto, un numero preciso, quindi è un buon momento di vendere, sia perché, come sappiamo, quando c'è stato il bull run del 2017 ci siamo fermati proprio in quella zona lì e quindi costituirà sicuramente una resistenza molto forte. Guardando ancora oltre, però, il nostro Meyer ci dice che a giugno 2020 Bitcoin potrebbe arrivare a 30 mila dollari, ovviamente cosa che ci auguriamo. All'analisi tecnica, io tengo un'analisi tecnica molto semplice. Come sapete, medie mobili 21 giorni, 50, 100 e 200. In questo momento tutte le medie mobili sono allineate in direzione crescente, quindi la 50 è sopra i 100 ed è sopra i 200, che sopra hai la 50. Scusate, la 21 è sopra i 50, che è sopra i 100, che è sopra ai 200, quindi il trend è sicuramente bullish, è sicuramente molto positivo. Quello che però mi preoccupa, questo è l'andamento quotidiano, che è che se andiamo di fatto a zoomare, ecco qua, vediamo che questo movimento assomiglia sempre più spesso a una parabola. Bitcoin non ha un ritracciamento verso una delle medie mobili da parecchio tempo. In particolare qui, attorno ad inizio giugno, aveva intersecato la media mobile dei 21 giorni, però non abbiamo visto ancora toccare la media dei 100 e neanche quella, neanche la mobile dei 50, che è questa linea verde, e nemmeno quella dei 100. Un aspetto che francamente un pelino mi spaventa, perché significa che non c'è stato neanche un ritracciamento sostanzioso ancora. Quindi, ragazzi, che cosa significa? Diamo un'occhiata anche al weekly, quindi al settimanale, e vediamo che anche qui si vede ancora meglio questa tendenza proprio parabolica che sta avendo il prezzo di Bitcoin. Quindi, ragazzi, che cosa significa? Che francamente a entrare in questo momento io continuo a sostenere che sia un peletto rischioso. Mi piacerebbe vedere una bella correzione del 30 o 40%, cosa che non è affatto da escludere da questi livelli, per tornare magari a quota tra 6 e 7 mila. Secondo me potrebbe essere un buon momento per comprare, anche perché ci sarebbe il supporto di tutte queste medie mobili, che sono tra l'altro anche molto vicine, quindi sicuramente qui ci verrebbe offerto un buon supporto, quindi sicuramente attorno tra i 6 e i 7 mila potrebbe esserci una buona quantità di supporto. Bene, diamo un'occhiata alle frivolezze, veniamo a Reddit che come al solito ci regala sempre delle perle molto interessanti. Qui di fatto c'è il nostro solito amico che va in giostra, il nostro solito Bitcoin che va sulle montagne russe, proprio per indicare che il prezzo continua ad andare su e giù. E già c'è chi chiama i 15.000 dollari. Vediamo se ci arriverà. Ho trovato anche invece quest'altra sciocchezza qui su Reddit, di fatto se è un video dedicato a tutti coloro che hanno comprato degli altcoin, quindi degli shitcoin, e adesso tengono le borse, quindi hanno le borse piene di altre criptovalute alternative, e di fatto, come vediamo, sono abbastanza tristi. Guardatevelo con l'audio attivo perché è abbastanza simpatico. Bene, da Zana di Turbola.it è tutto. Come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video nei commenti qua sotto, se pensate che il prezzo di Bitcoin scenderà a breve periodo, oppure se credete che continuerà a crescere, se state per acquistare, oppure se aspettate anche voi un rintracciamento un pochino più forte. Se il video vi è piaciuto, come al solito, ti chiedo di cliccare mi piace sul pulsantone qua sotto, per me è sempre estremamente importante e mi aiuta a capire che questi video ti piacciono e che devo fare degli altri. Bene, al prossimo video. Ciao!